Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Apriamo con una nuova pagina dedicata al delitto Neri, con il video che è stato postato questa mattina dalla madre dello sfortunato Alessandro, Laura Lamaletto, un video su Facebook nel quale c'è un appello da parte della madre stessa a colui che ha compiuto l'atroce delitto. E quindi l'invito a confessare e a costituirsi. Il servizio firmato per noi da Alfredo Primante. Oggi mi voglio rivolgere a te. Io lo so che sei una vittima di questa società e so anche che hai le tue sicurezze nel tuo mondo. Immagino che tu possa pensare che la vita è fatta del peggio dell'umanità, è fatta di guerra, crimini e rapine. Lo so che fare quello che ti chiedo, e cioè confessare la verità di Ale, fa tremare le tue sicurezze. Lo so che hai paura. Io lo so che tu ti rivedi quella scena mille volte, che ti tormenti, che non riesci a dormire la notte. E allora io ti chiedo, puoi chiamarla vita? Questo puoi chiamarla vita? La madre di Alessandro Neri questa mattina su Facebook è tornata a rivolgere un appello all'assassino del figlio, ucciso con due colpi di pistola il 5 marzo scorso e trovato 72 ore dopo all'interno di Fosso Vallelunga nei pressi del cimitero di San Silvestro a Pescara. Quello di Laura Lamaletto è l'ennesimo accorato video in cui chiede a chi ha ammazzato Alessandro di costituirsi. Sono sicura che ti starai persino dicendo, forse se confesso sopporterò meglio questa sofferenza. Io ti assicuro che la tua decisione di confessare sarà ripagata dal tuo coraggio, sarà ripagata dalla tua rinascita come persona nuova, una nuova opportunità di vita. Intanto le indagini dei carabinieri e della procura proseguono sia sul fronte scientifico, cioè dell'analisi dei reperti, delle tracce, dei tabulati telefonici, del cellulare del 28enne di Spoltore, sia sul fronte degli accertamenti patrimoniali condotti dalla Guardia di Finanza per capire i rapporti economici di Alessandro con due società di Pescara che nulla hanno a che fare con le attività imprenditoriali di famiglia. Gli inquirenti, inoltre, stanno scavando all'interno delle amicizie di Alessandro, non sempre limpidissime. Mamma Laura, comunque, continua a sperare nella redenzione del carnefice del figlio e in lacrime chiude il suo video chiedendo uno scatto di dignità all'assassino. E tutta l'umanità lo verrà a sapere e nessuno, nessuno potrà condannarti, nessuno potrà condannarti, perché ritroverai la parte migliore di te stesso, perché tu ce l'hai, io sono sicura che tu ce l'hai la parte migliore di te stesso, che è quella che ti farà aiutare Ale. Io non ti odio. Non ti odio. Non ti odio. Ma per favore ti chiedo per cortesia, per favore, non permettere che Ale sia morto invano. Proseguiamo ancora con la cronaca, picchiato e rapinato da quattro malviventi a volto coperto che durante il colpo gli hanno tagliato il dito di una mano con un coltello. Il fatto è accaduto ieri sera in contrada Pontoni di San Vito Chietino. Ad essere rapinato all'ora di chiusura, poco prima delle 20:30, è stato il titolare 70enne di un mini market. L'uomo, legato e imbavagliato, è riuscito a liberarsi dopo oltre un'ora, allertando i carabinieri di Ortona. Il commerciante derubato di contanti e sigarette per svariate migliaia di euro è stato trasportato all'ospedale di Lanciano, dove però non è stato possibile riattaccare il dito. Il ferito è ricoverato al reparto di ortopedia. Il commerciante aveva subito in passato altre tre rapine, in una delle quali venne legato e malmenato. Restiamo sempre nel Chietino e sempre con la cronaca, perché è stata ritrovata nelle campagne di Archi l'auto usata per la rapina. Avvenuta ieri all'interno del punto vendita Follie d'Oro nel centro commerciale di Lanciano. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri che puntano sulla pista della malavita pugliese. Vediamo.
Erano in tre, uno armato di fucile per spaventare e minacciare i presenti e gli altri due che rompevano le teche con grimaldelli per arraffare il bottino preso di mira. Il giorno dopo la rapina messa a segno al punto vendita Follie d'Oro all'interno del centro commerciale Lanciano, il quadro si fa più chiaro. Il comandante della Compagnia Carabinieri di Lanciano, Vincenzo Orlando, fa il punto delle indagini dopo aver ascoltato una decina di testimoni. Ritrovato in un uliveto di archi, nascosto tra i rovi, il SUV bianco utilizzato dalla banda per la fuga, un BMW X5 risultato rubato a Foggia. All'interno i carabinieri hanno trovato alcuni monili d'oro persi durante la fuga, ma nessuna impronta. I rapinatori, come per i casi precedenti, hanno usato un estintore per cancellare ogni traccia. Anche le targhe sono state asportate assieme all'adesivo che indica il modello dell'auto posta sotto sequestro dopo il recupero da parte dei carabinieri della compagnia di Atessa. Dei banditi nessuna traccia, si continua a indagare in più direzioni. Le modalità del colpo sembrano del tutto simili a quelli precedenti di Rocca San Giovanni e Vasto, ai danni sempre del gruppo Sarnioro. In questo caso il bottino sembra essere di valore minore, comunque non meno di 50.000 euro. Stavolta a rallentare l'azione criminale potrebbe aver contribuito l'impianto d'allarme nebbiogeno. Cambiamo pagina e parliamo ora di politica. Una parte consistente del centrodestra teramano in corona Gian Donato Morra, candidato sindaco di Teramo. Permangono però i dissidi dentro Forza Italia tra Paolo Gatti e l'ex sindaco Maurizio Brucchi, non sul nome del candidato ma sui metodi. E questo potrebbe portare Morra a rinunciare alla competizione politica. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Gian Donato Morra, avvocato penalista ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia, forte di un successo di voti personali consistenti conquistati alle ultime politiche, è il candidato sindaco di Teramo per il centrodestra. Su di lui confluiscono il blocco civico di Mauro Di Dalmazio, la Lega e Forza Italia, sempre se lui accetterà, visto le spaccature e litigi tra i due forzisti, Paolo Gatti e l'ex sindaco Maurizio Brucchi, che si detestano apertamente ed apertamente si fanno guerra. Così Morra si arrabbia e minaccia di gettare la spugna prima ancora di iniziare la corsa. Il centrodestra confluisce sul suo nome, però ci sono ancora dei contrasti, ma perché? Guardi, è un fatto veramente simpatico, lo dico col sorriso. Di solito quando una coalizione litiga, litiga perché ognuno magari ha la sua candidatura a sindaco. Da quello che emerge sembra che questa cosa non ci sia, perché da quello che leggo e anche da quello che mi dicono ci sarebbe questa volontà condivisa da tutti di chiedermi la disponibilità, disponibilità che non è stata mai data. Io però devo rimarcare una cosa: in questi giorni leggo ogni volta che c'è un comunicato dei distinguo, lacci e lacciuoli, persone che discutono sul metodo, discutono sulle persone. Allora io dico che questa campagna elettorale che si sta avvicinando è molto complicata, sarà una campagna dura anche per le problematiche che ci sono state nel centrodestra, sia amministrative che di gestione della coalizione. Allora io dico che ci vuole maturità e mi sembra che molti atteggiamenti che sto vedendo sono da minorenni e forse neanche anche minori emancipati. Allora dico questo: se ci può essere una sintesi ampia dell'area di centrodestra attorno a un candidato, possa essere io o un altro, sono disposto sia personalmente che come partito a discuterne. Se invece ci sono dei distinguo che la gente, perché stiamo in giro per terra, non riesce a comprendere, allora veramente con grande tranquillità dico: sceglietemi un altro sindaco, perché io non ho mai posto la mia candidatura, perché fare il sindaco di Teramo è veramente da una parte un onore, ma è anche un grande impegno, ma è un impegno che si può superare soltanto con un'armonia di coalizione, con un programma forte, condiviso, oggettivamente comprensibile dai cittadini, che dovrebbero essere l'unico pensiero di chi fa politica. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, ha approvato la delibera che disciplina l'erogazione dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di pazienti affetti da diabete mellito. Il servizio di Paolo Renzetti. Assessore Paolucci, importanti novità per quanto riguarda la cura dei diabetici nella nostra regione. Mettiamo al centro la qualità delle cure, in questo caso anche del monitoraggio, riguarda 4.600 pazienti in questa regione, di cui 600 bambini, ed è un grande traguardo per questi pazienti. E ovviamente desidero ringraziare le associazioni tutte, dei familiari, dei bambini,
degli stessi pazienti, gli operatori, l'agenzia sanitaria che mi hanno permesso di deliberare in giunta regionale, ovviamente con un documento tecnico, l'adeguamento di questa regione e il regolamento rispetto a un nuovo LEA. Da questo punto di vista migliora di molto la qualità della vita di queste persone. Nel documento si fa riferimento a tecnologie di diversa complessità, che sono tecnologie per la rilevazione del glucosio interstiziale, dico una parola difficile, che non è la glicemia al polpastrello. Questo glucosio interstiziale è direttamente proporzionale alla glicemia capillare. Nel momento in cui esistono dispositivi in grado di rilevare con un sensore sottocutaneo questo glucosio, con dei limiti che abbiamo evidenziato, ma con dei punti di forza perché sono molto affidabili, aggiungiamo tecnologia, qualità di vita nell'individuazione delle persone e dei soggetti che se ne possono veramente avvantaggiare. Abbiamo numerosi sensori in grado di rilevare il glucosio interstiziale e in base alla tipologia del soggetto, che deve avere anche delle abilità particolari, quindi parliamo di indicazioni cliniche, ma anche di selezioni dei pazienti che devono saper gestire queste tecnologie molto avanzate, e noi li abbiamo rese, grazie al documento, al lavoro e al supporto, disponibili. Esistevano, le abbiamo strutturate in maniera organizzata. E a Chieti infuria la polemica politica a seguito della bocciatura da parte del TAR Abruzzo della delibera di giunta con la quale sono stati varati gli aumenti della tariffa dei rifiuti del 2017. Per il comune, che proporrà ricorso, potrebbe profilarsi un altro buco di bilancio da 2 milioni di euro. Intanto si apre la strada dei rimborsi ai cittadini. Il servizio di Gino Di Tizio. Tempesta di polemiche sul comune di Chieti dopo che il TAR ha bocciato le tariffe per la spazzatura. Gli aumenti del 2017 sono stati approvati senza la relazione e questo ha determinato la bocciatura da parte del TAR. Immediata la reazione delle opposizioni. Ascoltiamo Ottavio Argenio, capogruppo del Movimento 5 Stelle. La delibera di approvazione delle tariffe del 2017 era carente di un documento che la legge richiede per la legittimità stessa della delibera. Con quelle pregiudiziali avevamo evidenziato al Consiglio Comunale che non si poteva procedere così come stavamo procedendo, la maggioranza ha deciso di respingere quelle questioni e successivamente è stato proposto un ricorso al TAR. Il TAR ha accolto quel ricorso, quindi quella delibera che stabiliva gli aumenti sulle tariffe tarie 2017 è stata dichiarata illegittima e quindi annullata. Questo comporta che chi ha eventualmente pagato la Tari per il 2017 con gli aumenti che erano previsti in delibera si dovrà, a nostro avviso, vedere rimborsata la somma in eccedenza che ha versato. E quindi questo apre adesso un capitolo nuovo per quanto riguarda il bilancio comunale, perché gli aumenti erano stati decisi per far fronte all'ulteriore costo di 2 milioni di euro che il Comune doveva affrontare per pagare una rata della transazione stipulata con Formula Ambiente. A nostro avviso questo comporterà che nei prossimi mesi il Comune dovrà riconoscere un debito fuori bilancio di 2 milioni di euro in favore di Formula Ambiente. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco, affidata ad un comunicato nel quale dice: in merito alla sentenza del TAR su una vicenda meramente formale, oggi l'opposizione ottiene una vittoria di Pirro. Insomma, secondo Di Primio, è una vicenda del tutto formale, ci sarà ricorso e sempre secondo il sindaco di Chieti si va avanti senza nessun problema per l'amministrazione comunale. Sarà davvero così? Completati i lavori di riparazione della condotta idrica da parte di ACA in Corso Vittorio Emanuele a Pescara. Ieri sera la via è stata riaperta al traffico, da domani tornerà a doppio senso per la gioia dei commercianti che sin dall'inizio si sono battuti contro le limitazioni al traffico. Il servizio.
Terminati i lavori dell'ACA, oggi Corso Vittorio per l'ultimo giorno sarà a senso unico, da domani torna il doppio senso, Marina Dolci, commercianti di Pescara possono tirare finalmente un sospiro di sollievo. Sì, assolutamente, aspettavamo questa riapertura a senso doppio e ci aspettiamo il meglio. Ringraziamo l'amministrazione, ci hanno ascoltato, abbiamo fatto anche un ingresso in un consiglio comunale, sono stati molto gentili e adesso ci aspettiamo che il pubblico di Pescara, del vicinato di Spoltore, Francavilla, Montesilvano rientri nella nostra città con più facilità. Cosa significa riavere a distanza di qualche anno forse la strada più importante della città a doppio senso? Significa tanto, perché è stata proprio l'arteria di Pescara e ci unisce da nord a sud e è veramente importante anche per Corso Vittorio, negozi storici per noi del centro, l'aspettiamo veramente con ansia. Chiedete anche un po' di clemenza ai vigili urbani. Sì, veramente sì, almeno ai primi tempi dateci tempo di riabituarci, sicuramente da parte dei cittadini ci sarà attenzione a non parcheggiare, ricordiamocelo, è solo una viabilità riaperta e non si potrà parcheggiare, però saremo tutti più contenti. Centro commerciale naturale della città è pronto dunque a rianimarsi, si va verso la bella stagione, voi auspicate ovviamente una maggiore presenza soprattutto nelle weekend anche di persone che vengono da fuori città. Sì, assolutamente, il sole sta tornando, i negozi saranno aperti, siamo pronti con tutte le nuove collezioni, Pescara è bella, quindi venite a passeggiare, la strada è più facile, il centro commerciale naturale aspetta tutti. A Torino di Sangro è emergenza per la riattivazione dell'antica frana di Lago Dragoni, tornata in movimento a causa dell'erosione marina. Parola al geologo in un supporto scientifico per una frana non nuova, sottovalutata, pericolosa. Era il 1916 quando si staccò dal colle un'immensa quantità di arenaria che cadde in mare, travolgendo anche un treno che proprio in quel momento transitava. Un fatto acclarato e tra le altre cose conosciuto. Da quel momento hanno retto le opere dell'uomo a difesa della ferrovia, con immense mura, speroni, enormi massi a contrastare il mare che avanza. Poi, dopo l'arretramento della ferrovia, non c'è stata più manutenzione e la frana si è riattivata con tutta la sua forza senza essere contenuta. Ci spiega tutto il geologo Gigi Carà. Una mancuranza del territorio, lo spregio delle opere pubbliche fatte circa un secolo fa hanno consentito che il mare facesse la sua parte, invadendo e scalzando al piede la grande frana del 1916, di cui è pubblicamente documentato tutto dalle Ferrovie dello Stato. La situazione è estremamente pericolosa, urge un sopralluogo immediato dei vigili del fuoco e dei responsabili della protezione civile regionale e nazionale, perché qui altrimenti si metterà in pericolo il traffico e la vita delle persone che passano sulla statale 16 e delle abitazioni che sono a monte, perché affiorano le argille del substrato della vecchia frana del 1916, di cui si nota palesemente l'inclinazione contropendenza che denota la rotazione ancora in atto del substrato. Quindi se si muove il substrato è estremamente pericoloso tutto. Questo, la causa di tutto questo, non si risolve con la pista ciclabile, perché abbiamo visto che fine ha fatto la pista ciclabile. E vorrei tanto sapere gli studi prodromici a questa pista ciclabile, che cosa dicono? E vorrei sapere ancora questi 40 o 60 milioni di euro che siano, vorrei sapere a che cosa sono serviti, se non a esaminare dove andremo a far passare le persone, i fruitori di questa pista ciclabile. Tappa teramana per il track della Polizia di Stato che gira l'Italia per informare i giovani sui rischi della rete. La campagna dal titolo Una vita da social è supportata dal Corecom Abruzzo, che mette a disposizione dei ragazzi i propri esperti per sconfiggere il cyberbullismo.
Dopo Pescara arriva a Teramo il track della Polizia di Stato per parlare ai ragazzi dei pericoli della rete e del cyberbullismo. La campagna dal titolo Una vita da social vede protagonista un tir attrezzato di sala incontri, computer ed altre tecnologie che fa tappa nelle piazze delle maggiori città italiane. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Quello di incontrare i ragazzi. Il track fa tappa in tutte le regioni d'Italia, siamo ormai alla quinta edizione, abbiamo incontrato circa 600 ragazzi ieri, studenti ieri a Pescara, altrettanti ne incontreremo oggi a Teramo, e quindi la Polizia Postale delle Comunicazioni ha scelto per l'Abruzzo quest'anno Pescara e Teramo, è già la quinta edizione, i ragazzi sono molto contenti e interessati, fanno tante domande. Quali domande per esempio? Di tutto, una volta ho sentito dire, sono d'accordo con un sociologo che in occasione di un convegno disse, è la prima volta nella storia dell'umanità in cui i figli ne sanno più dei genitori. Ed è vero, stiamo attraversando un periodo storico in cui i ragazzi sono molto più preparati dei genitori, il gap generazionale con i genitori, con gli insegnanti è molto ampio ed è importante anche per gli insegnanti, per i dirigenti scolastici molto attenti e sensibili a queste iniziative, a questo fenomeno, incontrare la Polizia di Stato, incontrare la Polizia Postale delle Comunicazioni per parlare di tutto, di qualsiasi dubbio. Tra le situazioni più pericolose che i ragazzi oggi hanno segnalato a Teramo c'è quella della creazione di falsi profili utilizzati poi per insultare, incutere timore e postare video violenti. In questo percorso antibullismo a fianco della Polizia Postale c'è anche il Corecom Abruzzo che con i suoi esperti contribuisce a fare formazione su questi temi. Cosa rischiano i ragazzi sulla rete? Ecco, rischiano di essere coinvolti in tante situazioni che possono sfociare anche nelle responsabilità di carattere penale, ma soprattutto uno scontro generazionale tra grandi e piccoli e soprattutto tra giovani e meno giovani che hanno interessi diversi e sfruttano la rete per poter comunicare in maniera errata. L'attività che facciamo di sensibilizzazione è volta proprio a questo, a cercare di creare consapevolezza nell'utilizzo del mezzo, di saperlo sfruttare e utilizzare per attività positive. In realtà abbiamo lo nostro sportello sulla web reputation e cyberbullismo che quest'anno ha avuto anche oltre 70 segnalazioni che testimonia che il problema c'è. C'è il laboratorio laser di ingegneria dell'Aquila dietro le ricerche diagnostiche che hanno riguardato il restauro della resurrezione di Piero della Francesca, dando un contributo notevole anche alla storia dell'opera. L'intervista alla docente Domenica Paoletti, realizzata da Daniela Rosone. La Resurrezione è un'opera straordinaria di Piero della Francesca che, possiamo dirlo, parla anche aquilano. La Facoltà di Ingegneria, in particolare il Laboratorio Laser, professoressa Paoletti, come ha contribuito? Allora, fin dal 2009 l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ci ha coinvolto per fare delle indagini diagnostiche innovative su questo affresco, che poi non è un affresco ma è una tecnica mista, affresco, tempera, eccetera, perché il grosso problema era, oltre per procedere al restauro, visto il degrado che c'era stato e che in 500 anni non era stato mai restaurato, era di vedere se effettivamente era stato dipinto lì sul posto dove adesso è situato oppure altrove. E quindi noi sei volte la nostra equip formata dal tecnico Pasqualone, dal ricercatore Sfarri e Ambrosini siamo andati lì e dopo delle attente indagini ripetute più volte, perché effettivamente non era semplice riuscire a capirlo, abbiamo evidenziato una struttura disomogenea al di sotto dell'affresco che faceva prevedere che effettivamente era stato una specie di supporto per poggiarci sopra qualcosa che era appunto questo affresco, evidentemente trasportato da un altro posto. Queste immagini sono state elaborate qui dal laboratorio, non è una semplice termografia ma è una termografia quantitativa. E effettivamente loro, poi fidandosi delle indicazioni che abbiamo dato noi, hanno provveduto a un distacco dell'intonaco, cioè di una parte del coso murario, per vedere se effettivamente corrispondeva a realtà, insomma, le cose che noi avevamo visto. In effetti hanno individuato questa zona dove ci sono due file di mattoni diversi, insomma, di materiale diverso, con dei tasselli che facevano effettivamente supporto
occorre che l'affresco è stato tagliato e trasportato e rimesso in quel posto. Poi abbiamo individuato infatti una vecchia struttura muraria che esisteva prima dell'affresco, dove c'era un camino, e quindi effettivamente insomma non poteva essere stato dipinto sul camino. Pagina dello sport, seduta pomeridiana per il Pescara, due giorni dal turno prepasquale nel quale i biancazzurri saranno chiamati ad un impegno di vitale importanza al Rigamonti contro il Brescia. Il tecnico Epifani recupererà i nazionali Valzania e Capone. Il primo potrebbe scendere in campo anche se solo a poche ore di distanza dalla chiusura della 10 giorni azzurra. Improbabile l'impiego dal primo minuto di Fornasier e Pettinari dopo gli screzi avuti col tecnico domenica scorsa, comportamenti che sono costati ad entrambi una multa da parte della società. Del momento del Pescara ha parlato ieri a Replay l'ex capitano Michele Gelsi. Ma succedendo è che purtroppo adesso secondo me questa squadra qua si ritrova in una posizione tale che nessuno si aspettava, quindi devono cambiare mentalità, devono pensare che non è più una corsa a arrivare ai playoff ma una corsa a salvarsi in questo attuale momento. Quindi è sottile la linea, però è importante, devono capire che ormai manca poche partite e devono tirare fuori quello che forse prima giocavano con un pochettino più di spavalderia. Ma purtroppo che in questo momento qua l'Adriatico lo conosciamo tutti, è uno stadio che ti dà e ti toglie, è uno stadio che se non hai personalità, non hai gli attributi ti può pesare in qualsiasi momento. Nell'arco della Serie B e Serie A non ci sia un pubblico come Pescara per quello che ti dà sia nel bene che nel male, però devo dire che in questo momento qua più che mai bisogna stare uniti e cercare di fare gruppo sia con società, tifosi, giocatori, allenatore, e togliere quei piccoli episodi che sono successi domenica che non aiutano né il mister, che deve essere aiutato perché è giovane e nuovo anche se è molto preparato e capace, però i giocatori dovrebbero dare una risposta migliore nel momento in cui vengano sostituiti, anche se poi non sono d'accordo però non farlo vedere platealmente perché poi dopo potrebbero creare problemi su problemi. Io e Epifani siamo amici, lo conosco, lo conosco da tempo, giocavamo insieme, quindi Massimo ha sempre avuto carattere, sì, anche quando era giocatore, ma devi dare un segnale forte anche ai giocatori, perché sennò i giocatori oggi ti si mangiano, quindi deve avere un pugno duro, deve far vedere che lui non ha problemi se si chiama Pettinari, Brugman, certo, o Fiorillo, se segui quello che dico io bene, sennò come ha detto lui vado avanti con 14 giocatori, è da ammirare. Io ti dico che secondo me già dall'inizio ci aspettavamo che Zema ci facesse ricordare ancora un calcio champagne come l'avevamo fatto, però io sono stato allo stadio, se ti dico che qualche volta mi sono divertito a vedere la partita di Zeman, no, non mi sono mai divertito per quello che mi aspettavo. Parliamo ora di Serie C con le penalizzazioni che sono arrivate in giornata da parte del Tribunale Federale Nazionale, che hanno interessato delle società di Serie C, in particolare una del girone B, quello del Teramo. Allora, 6 punti di penalizzazione per l'Arezzo, 4 punti per il Vicenza, appunto squadra che è in competizione proprio nello stesso girone del Teramo, 4 punti al Siracusa, 2 punti di penalizzazione all'Acragas. Qui vediamo la classifica come cambia dopo i 4 punti di penalizzazione inflitti al Vicenza. Vicenza che scende di fatto al terzultimo posto, escludendo chiaramente da questa classifica il Modena, terzultimo posto, 27 punti, e dunque tra Gubbio e Sant'Arcangelo. Peraltro proprio nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto tra Vicenza e Sant'Arcangelo. Dunque una notizia che si riflette in chiave positiva sul Teramo, che di punti ne ha 31 dopo la vittoria arrivata domenica scorsa sulla Triestina, e a seguito della quale abbiamo ascoltato i calciatori Lorenzo De Grazia e il match winner Salvatore San Domenico. E diciamo che il mister stuzzica un po' tutti, non solo me, però già il mister penso che è già tanta la fiducia che mi dà ogni giorno, no? Ogni settimana schierandomi, quindi magari questa settimana ho giocato 10 minuti la scorsa settimana, pochissimi secondi a Bolzano, però ci stava perché avendo 3 partite in una settimana ci sta che fa un po' di turnover. È partito da Cedric. Poi quando ho visto Antonio andare sulla fascia, cioè io sono partito in ritardo pure perché quando lui ha ricevuto palla io stavo ancora dietro,
Poi ho visto che il mio marcatore stringeva su Antonio e ho attaccato la profondità, infatti ho fatto quella tuberto col portiere. Ma più che altro è importantissimo, no? Importante perché, come ho detto prima, nelle due partite in casa che abbiamo fatto, penso che abbiamo dimostrato tanto e raccolto solo due punti. Quindi pure questa partita, magari soffrendo di più, creando meno occasioni, però l'importante era vincere. Ora non bisogna essere belli, ma concreti. Sì, sì, l'ho letto, anzi colgo l'occasione per ringraziare i tifosi che ci stanno vicino. Dobbiamo sudare la maglia come stiamo facendo, penso, nelle ultime partite. Perché al di là magari che non siamo riusciti a fare gol, però non ne subiamo nemmeno. Non subiamo nemmeno due tiri in porta a partita. Vorrei dedicare questo gol a mio padre soprattutto perché è venuto a mancare qualche mese fa. Non l'ho dedicato contro il Bassano perché non era nemmeno l'occasione giusta, quindi lo dedico ora. Sì, come hai detto tu, era una partita importante perché tre punti avrebbero dato morale e soprattutto ci avrebbero tirato su da una posizione un po' che pesa, però era una partita decisiva e l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, con l'atteggiamento giusto e del merito del gruppo, e quindi questa vittoria ce la prendiamo tutta. Sì, diciamo che da tre quattro partite che sto meglio rispetto a prima, inizio gennaio, e sono contento per me, ma soprattutto per l'andamento generale della squadra, dei risultati che possiamo vedere che arrivano piano piano, se con l'impegno, con il lavoro durante la settimana. Quindi sono felice per tutto. Già sabato c'è un'altra partita ancora più importante perché è uno scontro diretto e andremo lì come sempre e ce la andiamo a giocare. Quindi ci prepariamo questa settimana, lavoriamo e andremo a Gubbio a cercare il risultato. E di Teramo si parlerà questa sera nel corso della trasmissione Pro Teramo in onda in diretta alle ore 21 con la conduzione di Jacopo Forcella. Il TG6 termina qui, le prossime edizioni saranno quelle delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.